In contemporanea su tutto il territorio italiano oggi si mobilita la polizia locale, ovvero i vigili urbani, e la polizia provinciale, con presidi davanti alle prefetture per denunciare il quadro di degrado istituzionale e normativo che impone un'azione. Questi lavoratori sono sempre più oggetto di attacchi strumentali che ledono la loro immagine e dignità. Intanto noi abbiamo organizzato appunto questi presidi davanti alle prefetture proprio per come dire, contrastare questi attacchi che partono anche da una vicenda ormai che tutti conosciamo, che è la vicenda dei vigili di Roma e che è stata sotto questo punto di vista molto strumentalizzata e non si tiene invece conto di una situazione che c'è all'interno della polizia locale, molto spesso che lavorano in condizioni assolutamente precarie. È chiaro che i tagli anche ai trasferimenti degli enti locali hanno subito anche, come dire, degli impatti negativi nelle attività quotidiane del corpo della polizia locale. In questo caso, quando corpo della polizia locale, sia municipale che provinciale. Noi oggi i presidi che sono stati organizzati in tutta Italia è per rivendicare intanto questa situazione che appunto lede la dignità, la professionalità, perché comunque uno dei ruoli importanti e fondamentali è quello di prevenzione e sicurezza nell'ambito del territorio e delle città. Siamo anche a rivendicare una normativa specifica, perché ad oggi abbiamo una normativa nazionale che è ferma al 1986 sui corpi della polizia locale. Sempre negli anni, nonostante la necessità come dire, di intervenire su questa normativa, abbiamo assistito a continui insabbiamenti, diciamo così, nelle varie commissioni governative rispetto a questa partita della polizia locale.